il sole, il chiarore, questa cecità, durante tutti i giorni di prigionia, non sapeva dire quanti. Raul aveva pensato al sole con nostalgia e speranza. Erano stati giorni bui, forse lo erano ancora, e pensare al sole che era là fuori, lontano, in qualche luogo proibito e impossibile, dalla cella senza finestre in cui era stato gettato, era un modo triste per soffrire meno e cercare di non impazzire. Pensava al sole come a qualcosa che avrebbe rivisto il giorno dopo. Perché questo significava anche credere che quel giorno sarebbe arrivato. Il sole, visto in un cielo azzurro, con gli uccelli a volare in silenzio o in un allegro frastuono, sopra una città colorata o a campi verdi e vivi, paesaggi da calendario, qualunque cosa diversa dalle pareti umide e sporche in cui era confinato. Il sole come simbolo, qualcosa di bello ad attenderlo una volta finito l'incubo di quell'errore, è arrivato il momento di uscire. Il sole, questo sole che adesso lo accecava, mentre si sfregava gli occhi lentamente e cercava di capire dove si trovava. Lo avevano tirato fuori dal cubicolo a spinte, senza preoccuparsi degli ematomi e delle ferite, ridendo come se stessero festeggiando e dicendogli appena, tra una risata e l'altra, che c'erano novità che lo riguardavano.